Buongiorno, bentrovati, benvenuti a questa nuova edizione del Filo Diretto. Oggi è lunedì, iniziamo una nuova settimana e abbiamo naturalmente avuto un weekend piuttosto trafficato, intenso, per tutte le cose, diciamo, che sono successe sia a livello nazionale che locale. Possiamo parlare di quello che sono le primarie, sia di destra che di sinistra. Possiamo parlare delle vicende locali. Cosa può essere scattato nella testa di un consigliere del Movimento 5 Stelle per fare un gesto così inconsulto come rubare una piccolissima cifra, diciamo, da una palestra, anche se sappiamo che molte volte i politici rubano molto o molto di più. Ci sono anche naturalmente episodi di cronaca molto particolari, come quello che c'è oggi in apertura delle pagine locali della stampa, che fa riferimento a questo incidente stradale che c'è stato in autostrada sulla A26. Come si fa ad abbandonare una persona in autostrada? Probabilmente la rabbia, la follia di un momento, e che poi si trasforma in una tragedia perché la donna è stata travolta da un'automobile durante la notte. Allora, se volete partecipare, il numero telefonico è 0131 23 10 92. Questo è il filo diretto. Io mi chiamo De Vinci, vi accompagnerò in questa mezz'ora e passiamo subito alla prima telefonata. Pronto? Signor Vinci, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo fare una segnalazione che Sì. ho già fatto, però vedo che la cosa continua. Io abito di fronte alla scuola media Bocchieri Sì. e durante tutte le vacanze natalizie, le vacanze di carnevale e sabato e domenica comprese, c'è riscaldamento acceso perché vedo la canna fumaria che tutto il giorno esce il fumo, quindi il riscaldamento è acceso. Sì. Cioè, parliamo tanto di inquinamento, ci avevano chiesto di tenere il Le riscaldamento un po' temperature più più basse, sì, perfetto. Oltre all'inquinamento, qui c'è anche proprio una questione di buttare via i soldi, cioè di risparmio. È il caso di tenere questo riscaldamento per tutta la scuola media Bocchieri. E poi penso che questo avvenga anche in tutti gli altri edifici scolastici. Ma è il caso, è proprio un buttare via dei gran soldi. Cioè, certo. puntualmente, è tutto il giorno, anche il pomeriggio. Io non capisco come mai sto riscaldamento non si possa spegnere o regolare. Davvero, questa è una cosa inspiegabile. Tra l'altro aggiungeremo anche qualcosa. Grazie per la segnalazione, naturalmente. Speriamo che qualcheduno ne prenda atto, insomma, che si possa fare Sì, qualcosa, che si possa prendere qualche perché provvedimento, fare ieri che qualcosa era per domenica. E regolare. ieri, che era domenica e sabato, continuamente tutto il giorno, la canna fumaria, insomma, usciva il fumo, quindi il riscaldamento è acceso. Certo, Va certo. benissimo. Grazie, grazie A per la lei, telefonata grazie, e per la buongiorno. segnalazione. Buongiorno, sapete che ovviamente sabato, la domenica comunque la scuola è chiusa e quindi sarebbe giusto fermare l'impianto di riscaldamento per non consumare più energia e per inquinare di meno. Perché una cosa che non è molto nota o molto chiara è che questi grandi edifici consumano davvero, oltre che tanto gasolio, molte volte vanno ancora a gasolio, ma inquinano anche moltissimo. È stato calcolato che i cinque ospedali principali di Torino inquinano come 50.000 automobili. Cioè, è chiaro che poi se dopo andiamo a fermare il traffico, ma non regoliamo le temperature e i giorni di accensione del riscaldamento negli impianti pubblici, allora diventa veramente un controsenso. Cioè, vi avevo raccontato di quando era scattata la chiusura del traffico ad Alessandria, l'inquinamento si era alzato tantissimo, eccetera, eccetera. Mi era capitato di andare in quei 2 giorni a fare delle interviste e proprio persone molto interessate e toccate dall'argomento, che dovevano esprimere anche dei pareri, avevano un po' di vergogna, di timore, perché quando siamo arrivati con gli operatori, con i cameraman, eccetera, eccetera, lì dentro c'era una temperatura davvero pazzesca, mentre il sindaco aveva detto bisogna tenere la temperatura nelle case a 19 gradi, ma lì i gradi erano molti, ma molti di più. Quindi ci andrebbe più attenzione, perché oltre a predicare bene, no, bisogna anche comportarsi bene da questo punto di vista, perlomeno. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno, sono Renato. Buongiorno Renato, di che io parliamo? Volevo dire, ho visto il telegiornale l'altro giorno, sono rimasto di stucco per quel consigliere. Sì. Ma non penso che abbia bisogno di 100 euro. Sì. Dice, con quello che prende al mese non si va a giocare. No, attenzione. Allora, una carriera per 100 euro. Renato, chiariamo una cosa. Io questa cosa l'ho ripetuta tantissime volte. Guardate che consiglieri comunali non prendono quasi niente. I consiglieri cominciano a prendere dei soldi dal livello regionale in su. Quindi il consigliere comunale che ha un rimborso spese di 500-600 euro è paragonabile a un pensionato che riceve una pensione minima davvero ridicola. Credetemi, il consigliere comunale non prende quasi niente. Quindi non è che lui, nella posizione politica in cui si trovava, che guadagnava molti soldi, con questo gesto inconsulto ha messo a rischio una rendita dal punto di vista dello stipendio importante. No, non ha messo a rischio niente, perché i consiglieri comunali lo fanno più per volontariato che per averne un guadagno. Certo, ci sono alcuni consiglieri che sappiamo bene nella storia, che dicevano di guadagnare delle cifre spropositate sul proprio lavoro, nel proprio lavoro, e che poi per rinunciare a operare nella propria azienda, nella propria ditta, dovevano fare i consiglieri comunali, avevano attività politica, allora il comune doveva pagare. In quei casi si sono riscontrate vicende di 70.000, 100.000, 200.000 euro all'anno, ma qualcuno è stato anche condannato. In questo caso no, in questo caso i consiglieri attualmente credo che quasi tutti prendono veramente il minimo storico. Però chiarito questo, continui pure Renato. Allora, volevo dire, l'hanno espulso da 5 Stelle, sì. Come si dice, allora se dobbiamo guardare quanti ne dobbiamo buttare fuori, esatto. I consiglieri, di politici e di tutte, quanti ne devono fare alla galera, scusi un attimo. Certo. Poi volevo dire, sul gasolio che ha telefonato quella signora che si è riscaldamento acceso, i soldi non sono, perché lo tengono acceso perché i soldi non sono i suoi, perché fossero i suoi lo abbasserebbero. Guarda, io quei problemi lì non ne ho più, perché ho messo il riscaldamento elettrico e vado avanti, se pago anche un po' di bolletta in più, cara, come si dice, mi riscaldo con il riscaldamento elettrico. La ringrazio. Vinci, grazie, buoni. Grazie a lei. In effetti per alcuni versi abbiamo incentivato altri tipi di carburanti per sia le automobili che per le case, eccetera, eccetera. Poi si è scoperto che non era stata una bella mossa. Oggi sicuramente il metano aiuta, il gas del riscaldamento aiuta, sicuramente le macchine elettriche aiutano, si ritorna all'energia elettrica anche un po' nelle case, ci sono le energie, diciamo, alternative, ma che dopo una bella campagna pubblicitaria fatta anni fa in realtà non vengono più sostenute dalla politica nazionale, o come succede in Italia, molto facilmente i politici fanno il gioco delle tre carte, oggi ti dicono compra i pannelli fotovoltaici e poi domani ti tolgono gli incentivi o ti tolgono l'incasso che avresti dovuto avere vendendo appunto l'energia che era in più all'ente, che adesso non so se in tutti i casi è l'Enel, però ci sono sia l'Enel che Iren, eccetera, eccetera. E poi c'è la vicenda, come diceva, del riscaldamento. Tra l'altro stamattina uno degli argomenti che piace molto a Renato è quello dell'ATM, e che stamattina c'è una commissione in comune che sta decidendo sul futuro dell'ATM, anche perché giovedì ci sarà la riunione a Torino, dove 99 su 100 sarà dichiarato il fallimento e l'ATM sarà messa in liquidazione. Quindi sapremo anche il trasporto pubblico locale che futuro ha. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno signor Vince, sono Manuel. Buongiorno Manuel, oggi è grande giornata. Stasera è una mega serata proprio. Sì. Comunque come prima cosa auguro buon inizio settimana e buona giornata e buon lavoro a lei e a tutta la redazione. Grazie, ricambiamo. Ha fatto un ottimo servizio sempre, sì, per noi cittadini d'Alessandria. Grazie. E niente, allora il mio intervento è velocissimo, così non tolgo spazio agli altri, sì, ma molto deciso. Stasera
Il moccagatta deve essere una polveriera, sì. Cioè una polveriera grigia, deve fumare grigio proprio, da tutti i pori, perché per assurdo, sembra un'assurdità ma non lo è, io so che lei, se non vince, sarà d'accordo con me, la partita di stasera è più importante di quella col Milan della semifinale. Certo, assolutamente sì. Stasera ci giochiamo tanto, non sarà decisiva, però è molto, molto importante perché, visti i risultati anche che ci sono stati in questo turno, vincere, lasciamo stare il primo posto, perché anche battendo Cittadella a 10 punti di distacco sono sempre troppi. Però non sarebbe per il primo posto, ma sarebbe per allontanare quelle dietro che ci stavano raggiungendo, certo, per non essere staccati dal Bassano, rimanere sempre a 3 punti dal secondo posto e soprattutto recuperare sul Pordenone. Dunque alla fine una vittoria sarebbe non da 3 punti, ma sarebbe da 6 punti, perché comunque batti anche una squadra forte come il Cittadella. Certo, perché oltre... Cittadella, signor Vinci, io penso che anche un pareggio gli può andare bene, visti i risultati. Siamo noi che dobbiamo fare un partitone e portare a casa i 3 punti, perché è fondamentale stasera vincere. Comunque sempre forza Alessandria, forza Grigi, forza ragazzi. E io dico una cosa, stasera basterebbe che ci fosse un quarto degli spettatori che c'erano a Torino per la semifinale d'andata o un terzo degli spettatori che c'erano a Milano, cioè vorrebbe dire 5.000 spettatori. E mi sa che ci siamo vicini, eh? 4.000 biglietti sono stati già venduti. Io spero che arriviamo anche a 5.000, dai. Venerdì pomeriggio. Se non riempiamo il moccagatto in queste occasioni, signor Vinci, quando le riempiamo? Certo, certo. Cioè, vorrei vedere veramente la. Perché era facile col Milan dimostrare, andare tutto lì, era troppo facile, era un boccone troppo dolce, no, da non mangiare. Sì. Però in queste partite qua che si dimostra l'attaccamento alla squadra. Ok, grazie Emanuele. Grazie, buongiorno signor grazie, Vinci, buongiorno. Grazie. Questa storia dei grigi non è solo una storia di calcio, ovviamente, è una storia di una passione di una città che si ritrova davanti, diciamo unita in un'occasione in cui l'anima, in cui qualcosa che si può amare tutti insieme in questa città ha solidificato, diciamo, i rapporti anche tra i cittadini di Alessandria, che sentivano questa esigenza, questa voglia di rivincita, no? Dopo essere stati primi nelle graduatorie nazionali o addirittura aver avuto questa specie di primato del dissesto in Italia, oggi ritrovarsi finalmente con una squadra di calcio che rappresenta qualcosa di positivo e di bello questa città, ha portato 16.000 persone allo stadio, ma non ad Alessandria, a Torino, a Genova, a Milano, voglio dire, questo amore è incredibile che è stato dimostrato dagli alessandrini, anzi 22.000 una volta, dagli alessandrini, merita sicuramente un premio, una gratificazione, merita grande rispetto, per cui oggi non si può dire del calcio non me ne frega niente, no, il calcio è un aspetto importante della nostra vita, non solo degli italiani, ma anche degli alessandrini. Oggi c'è lo scontro con la capolista, Cittadella, sicuramente una cosa che, diciamo, può essere disdicevole, ma che dall'altro punto di vista però un grande servizio è che viene trasmessa in televisione. Nonostante tutto, però, visto che gli alessandrini si sono mossi per andare anche fuori città in molte migliaia, penso che stasera chi non sarà presente allo stadio però farà il tifo da casa, ed è già una nota molto positiva, voglio dire, se tutta la città sarà sintonizzata, la provincia sarà sintonizzata sulla partita dell'Alessandria Calcio. Certo che la presenza in stadio, allo stadio, è molto importante, proprio per avere quel giocatore in più che permette di limitare un po' il gap che c'è tra noi e il Cittadella. Noi siamo fiduciosi, se l'Alessandria giocherà come ha giocato contro il Milan, con quella sicurezza, con quella determinazione, vabbè, potremmo fare veramente un buon risultato, speriamo bene. Comunque siamo già certi che circa 5.000 persone saranno presenti allo stadio. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, sono Angelo da Nichelino. Buongiorno Angelo. Allora, stasera faccio anch'io il tifo da Nichelino per l'Alessandria. Guarderà la partita, stasera. Speriamo, questo poi lo lascio perché ci sono due squadre in campo, che vinca il migliore.
Però da un altro lato anche i giocatori dell'Alessandria, se vedono tanta gente allo stadio, penso che si rincuorano e dice beh, finalmente è tornato. L'importante è che sia per gioco, quella è la prima cosa. Poi di nuovo tanti auguri all'Alessandria. Poi volevo dire per quanto riguarda la GTT, l'azienda tranviaria municipale di Torino. Beh, io e mia moglie, quando ci muoviamo col pullman. Sì. Non vedo tanta gente che paga il biglietto. Se rimettessero di nuovo i bigliettai sui pullman, io penso che l'azienda ritornerebbe in attivo. Un'altra cosa che volevo dire veloce, per quanto riguarda le automobili, c'è la possibilità di fare le automobili elettriche e farle funzionare elettricamente. Buona giornata e buon fine settimana e auguri per Alessandria. Grazie, grazie mille Angelo. Allora, speriamo bene davvero stasera. Certo, ci sono diverse linee di pensiero sul trasporto pubblico, perché quando c'è stato l'inquinamento a Torino proprio e a Milano, che ha raggiunto dei livelli piuttosto pericolosi per la salute pubblica, i sindaci hanno reso il servizio pubblico di trasporto pubblico gratuito. Teniamo presente che sembra uno scherzo, però 2 euro a corsa per l'autobus, magari per spostarsi di poco in città, per non prendere l'automobile, sono in effetti una bella cifra. Se qualcuno deve prenderlo 4 volte al giorno, no? Sono 8 euro, nell'arco di un mese diventano tanti soldi. Gli orari poi non parliamone, quando il servizio può essere effettuato, perché di sera dopo una certa ora non c'è più. Allora, la linea di pensiero è quella di come si fa col canone della RAI adesso, no? Che viene distribuito e in qualche modo viene messo nella bolletta dell'Enel, quindi reso obbligatorio per tutti. Così forse bisognerebbe fare per l'azienda di trasporto pubblico, cioè renderla veramente gratuita, così non ci mettiamo lì, perché poi ci sono milioni di difficoltà. Vai a prendere un immigrato che non ha neanche la carta d'identità, non sai come si chiama, da dove arriva, eccetera, eccetera, e fagli pagare 2 euro. O a me è capitato recentemente di prenderlo, ho assistito a delle scene davvero pazzesche, ma proprio perché, essendo in pochi, sono i padroni del mezzo pubblico che sta viaggiando. Mi metto anche nei panni del povero autista, che deve stare anche molto attento. Allora, forse sarebbe meglio renderli più frequentati, mettendo una tassa molto piccola, molto bassa, a livello generale, per cui tutti possono lasciare a casa la macchina e prendere l'autobus, o per pochissimi centesimi o addirittura gratis. Questa sarebbe, o perlomeno tutti gli studenti o tutte le persone che superano una certa età o che so io, comunque renderlo veramente frequentabile l'autobus. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io chiamo da Tortona. Da Tortona. Sì, io l'autobus non lo prendo perché non sono in grado. Allora, ascolti, ha sentito oggi ho sentito in un telegiornale, lei è un papà? Sì. Non si fa più la festa. Ah. Perché negli asili e nelle scuole ci sono 2 papà e 2 mamme, allora proibito. Basta, ho detto tutto. Questa mi sembra veramente è una contorsione mentale degli italiani può produrre una cosa. Io ho voluto dirglielo perché questa mattina, facendo il lavoro in casa, ho acceso, ha detto questa cosa a Milano. Proibito, non devono più fare la letterina i bambini al papà. No, ci credo. Vabbè, abbiamo detto tutto, altro che autobus, tutto. Grazie, certo. Buongiorno. Grazie a lei. Una volta si diceva la mia libertà inizia dove finisce la tua, no? Ognuno può essere libero di fare quello che vuole, di costituire, secondo me, il gruppo familiare come vuole. Io non sono contro assolutamente questi tipi di, tra virgolette, anomalie nella tradizione, però non è neanche giusto che intervengano su quello che sono le famiglie normali. È come dire che noi ospitiamo il
una grande parte degli immigrati, però se la nostra religione è quella, noi dobbiamo comunque avere il diritto, dobbiamo essere sufficientemente rispettati per avere il diritto di mettere tanto di crocifisso, eccetera, eccetera. Non mi sembra di offendere nessuno se si tiene il crocifisso e se si lascia libertà di frequentare o non frequentare, soprattutto se non si mettono rappresentanti della Chiesa, ma si mettono delle persone, dei professori a insegnare la storia delle religioni, eccetera, eccetera. Quindi, però, voglio dire, non si può pretendere che a un certo punto si abbandoni una tradizione, un ruolo, una cosa che fa parte della nostra storia, che fa parte della normalità della nostra vita, soltanto perché abbiamo deciso di allargare o soltanto perché abbiamo permesso anche di diventare assolutamente accettabili tutti questi, come posso dire, queste cose che fino all'altro ieri venivano considerate anomalie. Ci siamo modernati, siamo avanzati dal punto di vista della civiltà, ma certe cose sono, rappresentano un balzo indietro. Sentiamo l'ultima telefonata, perché se non sbaglio siamo in chiusura. Pronto? Pronto. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Io sono quasi stanco di sentire i risultati delle primarie, da destra a sinistra. Perché si prendono solo in giro tutti. Sì, direi di sì, sono d'accordo con lei. Prima cosa, fanno pagare un euro o due euro. Sì. E quella non è evasione fiscale? Non lo so, una forma di finanziamento. È una forma di finanziamento a che pro? Vabbè. A che cosa? Comunque la gente è libera di andarci o non andarci, dobbiamo prenderla. No, ma io non vado neanche più a votare, figuriamoci se vado a votare. No, questo è però, attenzione, ne parleremo quando andremo sotto elezioni. E un'altra cosa, sì. Un'altra cosa, sì. Qua gli anziani per vivere dignitosamente con la misera pensione che dà il governo devono andare all'estero. I giovani per lavorare devono andare all'estero. Ma questo governo cosa sta a fare? Non è capace di andare a casa? Qua c'è qualcosa che non quadra più. Noi dobbiamo partire e fare qualcosa. Dobbiamo smetterla di fare gli italiani. Noi non siamo né italiani né europei, non siamo nessuno. Non siamo capaci di farci le nostre ragioni. Quando un giovane si laurea, un padre spende quello che spende per far laureare il figlio, poi per lavorare deve andare all'estero. Quando ritorna a casa dall'estero per stare nella sua patria, cosa fa? Per vivere deve andare di nuovo all'estero. Ma questa è una vergogna. Grazie, buongiorno. Grazie a lei per la telefonata. Forse questo è l'oggetto principale, no? Quello che dovrebbe più coinvolgere la nostra testa in quello che sono i nostri diritti, in quello che deve essere la redistribuzione della ricchezza, nel fatto che la maggior parte dei soldi che produce un'azienda vanno a finire a mantenere una macchina statale, nel fatto che i cittadini non hanno più una cifra sufficiente per sopravvivere, quindi neanche per fare consumi, che l'economia è assolutamente bloccata, che non vediamo un futuro, che quando un paese ha il 50% dei ragazzi che sono disoccupati, dovremmo essere tutti preoccupati, ma molto preoccupati, seriamente, chiedere e dimostrare in maniera più plateale il nostro disaccordo. Certo che se siamo in qualche modo piegati ad accettare tutto quello che ci arriva da Roma e tutto quello che ci arriva dai politici in genere, allora sicuramente non possiamo lamentarci. Se quelli che vanno a votare, insomma, pagano 2 euro, non è colpa di chi gliela ha chiesti, ma di chi gliela ha dati. Comunque, tra poco c'è il telegiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e continueremo domani questi discorsi. Buona giornata.